Hola amiguitos, eccomi qui tornato. Oggi vi porto un video di FIFA, finalmente torno un po' con FIFA e volevo portarvi questo tutorial sulla difesa, perché veramente questo è uno dei miei punti forti che non so se molti di voi sanno, da usare per cercare di vincere le partite in qualsiasi divisione. Poi ovviamente oltre alle tattiche ci vuole il vostro impegno, costanza, perdere per poi vincere. Vi ho preparato questa partita presa da Ultimate Team. In questo FIFA 15 abbiamo appunto la possibilità nella gestione squadra di dare delle istruzioni ai nostri giocatori. Allora, per la difesa, ci occupiamo adesso solo per la difesa, e una istruzione da dare al nostro terzino, sinistro e destro, è questa: resta dietro in attacco. Abbiamo noi queste possibilità: sovrapponiti sempre, standard mi pare, attacco equilibrato, ma noi mettiamo resta dietro in attacco per il terzino sinistro e per il terzino destro. Per il difensore centrale è già predefinita, quindi non dovete neanche toccarli. Vedete che lo metto sia a sinistra che a destra. Ok, un'altra cosa importante, ma questa è veramente importante, sono le tattiche, perché in questo FIFA 15 c'è la possibilità anche di fare delle tattiche proprie. Di solito, almeno penso che la maggior parte, non tocchi proprio questo ambito di FIFA nella gestione squadre. Ma se noi andiamo in tattiche personalizzate, occhio, sentite, e schiacciate quadrato, vi si apre questa schermata. E non so quanti di voi conoscono la parte delle tattiche, ma veramente è una parte che il 50% della vostra difesa è fatta da questo. Non ci soffermiamo troppo su velocità, passaggi, eccetera, perché questo video è per la difesa. Però fermiamoci un attimo qui, proprio qui, sul primo, che è 91. Ho messo 91, cos'è la velocità? C'è scritto: indica la velocità con la quale vengono portati gli attacchi. Non è altro che la velocità del contropiede. Quando voi siete schiacciati in difesa perché vi martellano in difesa, e una volta che riuscite a rubare palla, i giocatori sono molto più veloci ad andare verso l'area avversaria. Quindi io ce l'ho veramente molto alta. Allora, la parte della difesa, ragazzi, è divisa in tre parti: il pressing, aggressività, ampiezza squadra. Il pressing, come c'è scritto lì, determina l'altezza del pressing. In poche parole, la vostra linea di difesa, più è alto il numero che mettete lì, più è in avanti verso l'area avversaria, più è basso, più è indietro verso la vostra area. Io la tengo a 16 perché mi serve appunto che i difensori siano, diciamo, non troppo in avanti, non schiacciati a zero, ma mi serve copertura, soprattutto per i contropiedi, perché in questo FIFA la difesa è veramente sparsa. Quindi io metto 16, poi starà a voi calcolare secondo il vostro modo di giocare. L'aggressività, come c'è scritto, determina il tipo di contrasto ai danni del portatore di palla. L'aggressività, come dice la parola stessa, è diciamo la furia, la foga con cui i vostri difensori andranno a rubare palla. Certo, più alta, più i contrasti saranno fallosi, però io la tengo in una media di 75-80, abbastanza altina, perché comunque vanno in contrasti decisi, spalla contro spalla sono molto più decisi e sono appunto molto più aggressivi. Vabbè, io qua vi consiglio di lasciarla sui 50 media, non vi dico di esagerare né troppo alta né troppo bassa, ma lasciate la media. Ma vi dico che questa parte veramente vi cambia già il modo in cui difendete. Vi faccio vedere un attimo, questa qui è la squadra avversaria che ho incontrato, che ho affrontato, e diciamo che non è niente male, per niente male. Ok, allora portiamoci avanti. Vi dico subito, non guardiamo i risultati, perché lo scopo non è quello di farvi vedere il risultato della partita. Ho appena segnato, ma fa niente. Allora, vi voglio far notare subito la linea della vostra difesa, come è ben ordinata. Infatti, se guardiamo un attimo qui,
state attenti a come avanza la difesa. Vedete, avanza molto molto ordinata e rimane perfettamente in linea. Cioè, questo è grazie alle tattiche che gli ho inserito, quindi alle tattiche che voi farete. Vedete che ha un ruolo molto molto importante nella difesa. Ok, volevo farvi vedere questa azione qui. Calcio d'angolo, perdo la palla, recupero con Vidal, ma occhio qui. Qua ho fatto un grosso errore nel controllare la palla, l'avversario ne ha approfittato ed ecco cosa succede. Praticamente mi ritrovo Sturridge contro Casares, cioè se mi supera va in porta. Allora, in questo caso la cosa assolutamente da non fare, che fanno in molti, è andare subito addosso alla palla, ok? E da evitare, perché ok, se la prendete vi è andata bene, ma la maggior parte delle volte se lui scatta vi ha fregato, perché voi vi trovate in contropiede. Quindi cosa bisogna fare? Potete vedere che io non vado verso la palla, ma bensì mi metto nella direzione verso la mia porta. Ok, questo è importantissimo, è importantissimo soprattutto quando vi trovate uno contro uno. Non andate addosso, temporeggiate, perché intanto i vostri compagni arriveranno in copertura. Li farete perdere tempo e di conseguenza vi troverete con più uomini a difendere. In questo momento, visto che lui ha continuato quella traiettoria, io mi avvicino e lo chiudo, semplicemente. Ok, un po' di rimpalli, ma vedete che intanto che lui ha perso tutto questo tempo, vi faccio notare che abbiamo 1, 2, 3 e 4 difensori che sono tornati in questi pochi secondi, quindi è molto importante temporeggiare, occhio. Ok, fermiamoci un attimo qui. Allora, questa è una situazione, anche questa molto comune, potete trovarvi in questa posizione del campo, potete trovarvi dall'altra parte del campo, ma il concetto è questo qui. Allora, il nostro avversario ha la palla, ok? Può fare due cose: andare avanti, passarli in avanti o tornare indietro. Tre cose, ok? Quello che faccio io è... se il portatore di palla ha la possibilità di fare dei passaggi in avanti, io glieli devo bloccare. Quindi metto in mezzo il mio giocatore tra la palla e i suoi possibili passaggi. Ok, questo è molto importante. Ma andiamo un attimo avanti. Ok, vediamo che lui è ancora alla palla, quindi niente di male, ma vedete che io continuo a temporeggiare, io non mi sono ancora andato addosso o non sono andato da qualsiasi altra parte. Quello che bisogna fare è temporeggiare, mantenere una linea tra lui e il suo possibile passaggio, quindi bloccare eventuali passaggi. Gli do solo due scelte: se lui va in avanti io lo continuo a stargli addosso. Quindi se lui va in avanti e ormai non si trova più coi compagni da passare, io lo potrò chiudere. Altrimenti quello che gli resterà da fare è tornare indietro e ricominciare da capo. Ok. Allora, cosa è successo adesso? Praticamente lui non ha più potuto andare in avanti perché lo stavo chiudendo, non poteva passare perché ero in mezzo tra lui e il suo compagno. Quindi di conseguenza la terza opzione che gli rimaneva è tornare indietro. In questo momento cosa faccio io? Bene, è tornato indietro, quindi o la passa indietro oppure cerca di rientrare di qua e farsi un'altra azione. Ma molto probabilmente la cosa più semplice che farà, pensate sempre alla cosa più semplice, è dargliela all'infiltrante. In questo caso io prendo Vidal e non faccio altro che seguire il suo compagno, ok? Per eventuali passaggi, intercettare, intervenire al momento giusto. E vediamo cosa succede. Ok? Vedete che io ho seguito l'avversario,
Ma, cosa importante, quando voi selezionate un altro giocatore distante da quello vicino alla palla, dovete schiacciare sempre il tasto del raddoppio. Torniamo un attimo indietro per farvelo capire meglio. In questo istante, quando ho cambiato a Vidal, ok, non è che lui poi non sapeva cosa fare, il mio compagno, no? Perché quando io ho preso Vidal, ho schiacciato il tasto del raddoppio. Vuol dire che lui, il mio compagno che è vicino alla palla, sapeva che doveva pressare il portatore di palla. Pressare o temporeggiare, comunque è l'aiuto che vi dà il compagno, intanto che io facevo il lavoro di copertura. Ed è quello che è successo. Io seguivo l'avversario, il computer era rimasto lì a pressare e lui ha perso il pallone. Come detto, il primo tempo è già finito. Vi voglio far notare solo che in 45 minuti il mio avversario non è riuscito a fare neanche un tiro in porta, neanche un tiro, proprio zero. E non è, cioè, oltre a quello che ci metto io per difendere, è molto importante la tattica e le istruzioni che ho dato agli avversari, perché vi assicuro che è una difesa molto solida. Iscriviti.